E eccoci qua. Buon pranzo. Non ridere. Buon pranzo, ben ritrovati. Mamma mia, come siamo belli, perché ci guardano tutti. Siamo diventati bellissimi. Mentre prima c'era una condizione di disprezzo da non guardarci, ora invece ci guardano esterrefatti, che è una condizione diversa. Siamo su un sentimento diverso, ma sempre un sentimento è, quindi va benissimo. E quando non si produce più niente, che è un casino. Sono abituata, noi napoletani siamo abituati, di essere additati come quelli yam ya e yam ya. Sapete che cosa vuol dire? Che i napoletani sono visti come quelli che fanno un po' le cose così. Qui in Toscana dicono un tanto al chilo. In Piemonte come dicono, Lele? In Piemonte come si dice quando le cose si fanno un po' così? Alla Katsum, alla Carlona. A Brescia come si dice? Pota, pota. E a Udine come si dice? Dire che le cose si fanno un po' anch'io. Alla Casso de Can. Alla Casso de Can. In sostanza, in italiano si dice superficialmente, ok? A me sembra che non sia una condizione solo del napoletano, anzi, qui c'è la napoletana che si sta rendendo conto che yam ya qui lo fanno in tanti e non è più una condizione nord, centro, sud, est, ovest. No, 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 no. Qui dipende dalle persone. E se addirittura siamo davanti a una questura e non si conosce come ci si adopera per poter organizzare una festa della polizia, abbiamo scoperto che mercoledì c'è la festa della polizia. L'abbiamo scoperto grazie al giornale Tirreno che stamattina abbiamo acquistato e abbiamo diligentemente letto. E quindi queste auto così in soggiorno permanente su questo suolo sono un problema. Perché purtroppo noi siamo abituati a fare facciata e poca sostanza. Non solo negli ambienti, non solo nelle famiglie, ma soprattutto nelle istituzioni. Questo però non può essere permesso, non può essere concesso, non può essere riconosciuto nella polizia di Stato. Non lo permetto. Quindi, oltre al taglio delle aiuole che, vabbè, abbiamo già ampiamente dimostrato la non sicurezza, per regolamentazione di verità vi dico che dopo il video dove io passo tra la pericolosità degli strumenti viene messo un nastro bianco e rosso. Quindi io dico sempre la verità e vi devo dimostrare anche questa successiva condizione che si è verificata dopo. Però questi birilli che voi state vedendo in questo momento sono stati apposti quando le auto erano già posizionate. Infatti alcuni birilli sono a terra perché le auto nell'uscita li hanno fatti cadere. Pochi minuti fa sono arrivate delle transenne che dovevano essere posizionate, transennate questa zona e chissà quale altra zona per poter mettere a lucido questo suolo con le eventuali strisce segnaletiche, segnaletica orizzontale e così via. Questo per mercoledì, ok? Che poi avere, mettiamolo in chiaro, avere le strisce perfette e poi un prato incolto qui ancora non fatto, domani è martedì. E il prato sporco, ma noi daremo il nostro contributo, oggi lo puliamo. Mettiamo in conoscenza
la questura, che oggi daremo il nostro contributo a questa società e puliremo, anche se non è di nostra competenza, questo luogo. Ok? Queste transenne dovevano essere posizionate, ma ciò non è stato possibile perché queste auto, come facciamo a farle spostare? È stato consigliato di prendere e chiamare il carrattrezzi. Peccato che il carrattrezzi non ha il diritto di portare via un'auto se l'auto si è posizionata successivamente a, o meglio, precedentemente. No, scusatemi, mi sono impappinata perché volevo farvi vedere l'auto che è uscita e fatto cadere un altro bilico. Comunque, il carattrezzi non può portare via le auto che sono state posizionate antecedentemente la loro apposizione dei birilli, perché chi non è in regola è chi ha posto i birilli. Ma i cittadini questo l'avrebbero saputo? No. Il carattrezzi magari sarebbe arrivato, sarebbero state portate via le auto, e a quel punto provalo, dimostralo che i birilli erano stati apposti dopo il tuo arrivo e non prima. Quindi ancora una volta gli apolidi hanno mostrato la loro diplomaticità, diplomazia, sicurezza su questo territorio. Perché se noi qui non ci fossimo stati, non avremmo potuto testimoniare che questi birilli sono stati posizionati successivamente all'arrivo delle auto, non prima. E provate a dirmi che non è già successo casi del genere. Però una volta che l'auto è stata portata via e che l'auto ormai è in custodia all'autocarrozzeria, provate a dirmi che l'avete portata via senza pagare. Avete dovuto fare ricorso, avete dovuto chiamare un avvocato, giudice di pace. Siamo abituati che si fa così, perché io non sono in grado e allora devo delegare Tizio o Caio. Noi no. Queste 10 persone sono in grado di muoversi da sole e quindi non permettono a nessuno di dirgli che non sono in legge. Ciò che noi stiamo vedendo, ascoltando, testimoniando in questi giorni è incredibile, no, assurdo, incredibile. Ma siccome ci rendiamo conto che è una condizione che parte dall'agente portinaio all'entrata della questura, che esegue ordini senza nemmeno chiedersi il perché, noi non possiamo cambiare questo. Ed è il motivo per il quale noi lasciamo che tutto continui ad andare così come è andato sempre. Ma non dobbiamo subire noi questo, non lo permettiamo. Che facciamo? Li lasciamo per il momento e gli aggiornamenti del caso glieli diamo più tardi. Siamo tutti in auto perché fa caldo. Cantante. Ora ci meritiamo un gelato. Sì, sì, è arrivata di là, sì. Subito, subito. Vabbè, questo però ve lo diciamo. Allora, questo possiamo anticiparlo, dai. Il mio silenzio iniziale era perché non sapevo se dirvelo adesso oppure dopo, raccontandovi tutto, però qualcosa ve l'anticipo. Allora,
Stamattina vi ho anticipato che stavamo producendo un atto, lo stesso atto che poi sarebbe stato consegnato qui alla questura, sarebbe stato consegnato per delega ai vigili del fuoco da portare fisicamente in prefettura e poi in procura. Vi anticipo che è stato consegnato soltanto in procura, non per colpa nostra. Più tardi vi spiegheremo il perché. A dopo.